Ehi, hey, io sono Dlarz e bentornati in questo nuovo episodio della Let's Go Pixelmon. Oggi ho da farvi vedere e da dirvi soprattutto un sacco di cose molto belle. Ma che fai? Che fai? Basta guardare video tutto il giorno, esci! Esci fuori! Ma prima di cominciare, ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su, mi raccomando, voglio vedere tanti tanti like per questo video, perché chi non lascia un mi piace a questo video è un Persian di Alola. Me l'avete suggerito voi il Persian di Alola, perché in effetti ha quella faccia tipo che sembra un pallone, tipo orribile, mi avete rovinato Persian, quindi lasciate un like, altrimenti siete quel gatto con la faccia che sembra un pallone da calcio. E ovviamente continuate a suggerirmi qui sotto nei commenti altri Pokémon brutti per appunto fare questa cosa dei like. Ormai i miei episodi della Pixelmon hanno delle cose salde, delle tradizioni salde, tipo la sigla con il meme al posto del Pika, oppure dire un Pokémon brutto per chiedere i like. Cioè, oh mio Dio, la sto trasformando in tutt'altra cosa. E mi piace tantissimo. Che poi capita che in alcuni episodi non metto tipo il meme nella sigla e quindi la gente impazzisce, tipo, dice tipo Dlarz, ma stai bene? Non hai messo il meme, ragazzi? Io di meme ne avevo abbastanza all'inizio della serie, però poi il problema è che finiscono. Quindi tipo negli ultimi due episodi è stato molto difficile cercare il meme. Ci sono delle volte che ci metto più tempo a cercare il meme della sigla che a fare l'episodio intero. E questo la dice lunga. Però sta di fatto che magari qualche volta il meme nella sigla non ci sarà. Ma quando riuscirò a trovare qualche meme, state sicuri che ve lo farò vedere assolutamente. Detto questo, torniamo a noi. Prima di tutto, avete notato cosa è diventata la nostra casa? Oh mio Dio, ha cambiato tipo colore. Dovrebbero essere stati, se non sbaglio, Eren ed Emerald, perché in questo periodo sono un po' impegnato, no? Sapete, sto per andare in vacanza, ho molto lavoro da fare, non ho avuto modo di seguire la scena della Let's Go Pixelmon. E quindi credo siano stati Eren ed Emerald a farci trasformare la casa da rosa a verde. Sinceramente la cosa ha fatto parecchio imbestialire Tyr, perché il rosa è il suo colore preferito, il mio coinquilino si è parecchio arrabbiato. Se devo dirvi la verità, a me la cosa non interessa per niente, perché rosa, verde, chi se ne frega, l'importante è avere una casa, e basta solo quello. Contando poi che mi sono trasferito insieme a Tyr perché non avevo voglia di costruirla, l'importante è che sia sempre in piedi. Che poi, oddio, il verde non è proprio il mio colore preferito, anzi, ci sta pure abbastanza male, però vabbè, magari poi dopo le vacanze chiameremo una ditta edile e ce la faremo modificare di nuovo. Ma da alcune fonti so anche che hanno fatto qualcosa all'interno della casa. Cioè, cioè, parliamone! Hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto io e Tyr, e qui mi sa che c'è di nuovo lo zampino di Eren ed Emerald, credo, eh. Oh mio Dio, questo meme me l'aveva fatto Eren e sono io tipo versione Madonna, non la cantante. Beh, si capisce anche. Però ci sto bene, devo dire, ho proprio un volto angelico, guardate, non vi ispiro tranquillità e armonia. Oh mio Dio, perché hanno dovuto fare sta roba? Perché? Perché? Come vi siete permessi? Adesso devo stanare tutti gli altri meme. Dove cavolo saranno? Vediamo al piano di sopra, che poi non ho ancora capito qual è la mia stanza e qual è quella di Tyr. Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Il meme... Il meme con SpongeBob! No, ragazzi! Allora, questo non è affatto family friendly, non è affatto family friendly, coprite tutto, non guardate, bambini! Perché? Perché hanno dovuto fare sta roba? Che poi hanno messo anche della sabbia. Perché hanno messo della sabbia? Perché hanno messo la sabbia? Oddio, ce n'è un altro anche qui. You used to call me on my cell phone. Shelfon sarebbe il telefono conchiglia e infatti eccolo qui. E l'altro? Vediamo. Quando stai giocando a Pokémon Go,
il tuo telefono vibra, ma è solamente la tua ragazza che ti sta mandando foto di lei nuda. Beh, giustamente. Ragazza, lasciami giocare a Pokémon Go in pace, non me ne frega niente delle tue foto, povero bullo. Questo è sicuramente da parte di Eren o qualcosa del genere. No, in realtà no, pure da Emerald potrebbe essere. Abbiamo più o meno la stessa filosofia dei meme. Ma questa è la stanza di Tyr, però. Questa è la mia. Dove cavolo è sto Pokémon? Vedo un livello 15 che si muove, ma c'è solo l'ombra. Ah, ma è un Geodude, va bene. Terremoto, non so nemmeno io come l'ho ingaggiato perché si vedeva solo l'ombra. Tra l'altro, vi sto programmando un nuovo episodio di pack opening sulla Pixelmon. Ho già un pacchetto che ho vinto in un minigame, non vi dico di chi perché non so in questo periodo se i video escono prima i miei o prima quelli degli altri, quindi vi dico solo che ho vinto un pacchetto, ma me ne voglio guadagnare altri. Infatti, guardate quanti bei punticini ho. Oddio, alcuni sono un po' da fare, da farmare, tipo acqua, elettro, sono da farmare assolutamente anche neutro, buio e acciaio e anche un po' drago, ma tipo 29k folletto, 6k lotta, 14k psico. Che sono quelli un po' più complicati, almeno secondo me. Quindi prima o poi vi porterò un altro episodio di Pack Opening. E intanto togliamo questa maledetta sabbia! Io mi ero trasferito in casa con Tyr per non fare un cavolo e non fare soprattutto le faccende di casa. E adesso mi tocca ripulire tutto, maledetti Eren ed Emerald. Poi hanno modificato pure il colore delle sedie, cioè quanto sono stati meticolosi e precisi, mamma mia. E a proposito, qui c'è un altro meme. Presentando la mia ragazza alla famiglia, io. Questa è la mia ragazza Janine. E Janine dice ciao. E la moglie dice ma che cavolo. Ma dai! Ma non mi mettete i tweet della gente! Però è bella questa. Questa è sicuramente la parte di Emerald. Riconosco il tocco. E c'è ancora della sabbia. Oh mio Dio! Che fastidiosi. La prossima volta non vi metto solo le immagini meme. Ma vi rimetto tutta la dirt come avevo fatto nella Pixelmon GX. Tutta nel bagno di Eren. Eren ed Emerald, sappiate che il maestro dei meme prima o poi tornerà da voi e vi riempirà di meme spicy. Ma a proposito di coinquilini e di case e tutto il resto, avevo avuto un'idea abbastanza carina per un prossimo episodio della Let's Go Pixelmon, ovvero un fuck tra coinquilini sulla Let's Go Pixelmon. Quindi, se avete delle domande da fare, ovviamente le domande dovranno essere tutte quante a tema Let's Go Pixelmon, da fare a me e Tyr, in un prossimo episodio risponderemo come se fosse un fuck di coppia, però fatto all'interno della Pixelmon con domande sulla Pixelmon. Siete pronti al fuck tra coinquilini? Lasciate le vostre domande qui sotto nei commenti. E vi raccomando, domande spicy, eh? Ma adesso è arrivato il momento di farvi vedere una cosa molto molto carina, quindi andiamo a Las Fortunas. Eccoci qui, a Las Fortunas. Ragazzi, la cara e vecchia Las Fortunas, ormai la conosciamo tutti, piena di minigame e cose sfiziose costruite da Tech soprattutto, ma anche da Tyr, da Eren. E noi altri, soprattutto io, non avevo mai contribuito allo sviluppo di questa meravigliosa sala giochi gigante nel deserto. Ma questa volta, ragazzi, ho deciso di superarmi. Voglio portare Las Fortunas ad un livello superiore implementando delle costruzioni prese direttamente dai giochi Pokémon originali. Quindi voi adesso vi starete chiedendo, Dlarz, quello che hai costruito a Las Fortunas è quindi un minigame nuovo? Sì e no. Potrebbe diventare un minigame, ma diciamo l'idea con cui sono partito per fare questa costruzione non era di un minigame. Era semplicemente il costruire una cosa già presente nei giochi Pokémon originali, anche nella Let's Go Pixelmon a Las Fortunas. Però, parlandone con gli altri, quasi quasi un minigame all'interno di questa struttura si potrebbe creare. Sarebbe un minigame davvero fantastico. Poi vi farò sapere in futuro. Ma intanto, questa costruzione dov'è? Eccola qui. Mi giro. Vedete qualcosa alle mie spalle? Ta-ta-ta-ta! E direte, Dlarz, ma è solamente una casetta rosa con il tetto fucsia? No, quella è solo l'entrata. Ma voglio dire una cosa ai fan di Pokémon più esperti e con la memoria migliore tra di voi che state guardando. Una casetta così piccola, rettangolare, con la base rosa chiara e il tetto fucsia barra rosa scuro, vi ricorda qualcosa dei giochi Pokémon originali? Vi do un altro piccolo indizio. Pokémon Oro, Argento e Cristallo. Le casette che fanno da intermezzo tra un percorso e una città, o tra un percorso e un altro percorso, o tra un percorso e un dungeon. Avete presente, no? Quelle casette in cui tu passi in mezzo
per arrivare a un altro percorso. Ecco, quindi questa non è la costruzione finale, ovviamente non mi metto a costruire una casetta e basta. Questa è l'entrata, solamente l'entrata per quella che è la costruzione effettiva. Infatti, se guardate un po' verso destra, noterete delle staccionate del pavimento, del legno. Insomma, questa è solo l'entrata per quella che è la costruzione effettiva. Anche attraverso i vetri della casetta, a parte che si vede un Hitmor, cioè tra tutti i Pokémon proprio Hitmor doveva invadere la mia costruzione, si vedono altre cose attraverso i vetri. Ebbene, sì, adesso io vi farò vedere leggermente l'entrata, ma vi dico solo che la costruzione non è ancora finita. L'ho iniziata ieri notte e sono andato avanti per ben 3 ore a costruire da solo, giusto un po' con l'aiuto di Eren che mi ha aiutato nelle misure, nei pavimenti, ma per il resto questa volta ci ho messo io le mani. E dopo 3 ore di costruzione ieri notte sono arrivato all'80% della costruzione, quindi la vedrete completa tra qualche episodio. Ma intanto vi faccio vedere l'entrata. Qui si entra dalla porta. Hitmor, mamma mia, ti detesto, stai fuori dalla mia proprietà. Qui c'è la casetta di transizione, come nei giochi originali, ovviamente piccolina perché serve solamente come transizione, appunto. Dovrà essere ancora arredata all'interno, devo metterci qualche piccolo oggetto, qualche piccolo arredamento, ma come vi ho già detto sono arrivato all'80% della costruzione. Attraversando si arriva a questa porticina e qui voglio farvi vedere giusto poco poco, vi do un piccolissimo spoiler, giusto per mettervi hype. Oh, basta così, chi ha visto, chi non ha visto, pazienza. Detto questo, la costruzione verrà mostrata completa tra qualche episodio. Nei commenti ditemi secondo voi quale costruzione dei giochi Pokémon originali sto facendo nella Let's Go Pixelmon. Vediamo chi indovina tra di voi, vi ho messo abbastanza hype, eh? E dunque, dette queste cose, mostrate tante altre cose, dopo aver anche reagito allo scherzo di Eren ed Emerald, io direi che quindi per questo episodio ci possiamo anche fermare qui. Io per oggi vi lascio e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Bye bye.